Reggie, dovresti vedere che roba. I DUP hanno preso il possesso della città. Camminano tutti a testa bassa. Sembrano terrorizzati. È la legge marziale. I militari portano al collasso la città e i cittadini per assumere il controllo. Beh, fanculo l'esercito di occupazione. Così te non lo griderei ai quattro. Oh, fermo. Fermo lì. Preso. Ecco qua, a posto. Stai buono ora. Mi sono fatto colpire perché dovevo prendere il robottino. Vieni qua. A posto. E ora che il robottino è andato, addio alla droga. E direi di non attirare oltre la nostra attenzione. Dunque, il primo posto dove dobbiamo andare è di qua. Reggi, i nuclei trasmettitori che abbiamo visto lungo il viaggio non dovrebbero aver subito danni. Questo sembra sigillato. Dubito che i DUP ti presteranno le chiavi. Dovrai aprirlo con la porta. Ma va. Vuole che io abbia un nuovo potere spaccatutto. Grazie, fratellone, chi l'avrebbe mai detto? Vediamo il nostro nuovo poder. Ah, lo schianto, perfetto. Beh, non è il primo potere a cui avrei pensato, ma... Sarà uno spettacolo. Attenzione di sotto! Arrivo! Watatum! Oh, fermo! Non male, aspetta, eh? Che ti aiuto! Vuoi rivederlo? Ecco qua! E detto ciò, è meglio muoversi. Eccoci qua! Giù il drone. Aia, non vedo, troppo buio. E altro frammento preso. Questo ci voleva. Aspettiamo che passa il furgoncino. Ecco qua. Tu stai buono. Sei finito. Voi siete liberi. E tu, vieni con me. Orca puttana, che dolore. Ma dai, ma c'è Sly Cooper. Madonna mia. Accidenti, ma quanti DUP ci sono in questa città? Beh, almeno potrai contare un vantaggio numerico, no? In che senso, scusa? Beh, un singolo uomo può muoversi in fretta e di nascosto. In più il nemico ti sottovaluterà. Non se ne accorgeranno neanche. Perché non lo spieghi anche a loro? Magari si arrendono e ame. Vabbè, cioè, guarda subito. Giusto osservato. Peggio, ci sono telecamere e punti di controllo a ogni angolo. È proprio questo il vantaggio di giocare in casa. Peccato che vieni qua. Non sia casa loro. Prova a spiegarglielo. Risolto. Anche se non vedo praticamente nulla. È tutto iper scuro. Ah, il missile. Ottimo. Il missile è buono. Sai cos'è la cosa assurda? È che Delsin ottiene tutti i poteri subito. Okay, Cole se ne è fatti. Deve funzionare. Uno per uno. Funziona, cazzo! Se ne è fatti uno per uno in un sacco di tempo. Ecco qua, e via. Beh, sono tutti morti, quindi andiamocene. Oh oh! L'ho preso? Ora l'ho preso. Vediamo se riesco anche a potenziarmi, ma ne dubito. Allora, il missile 4... incrementa la riserva. Doppio scatto aereo potrebbe essere utile al momento. L'esplosione di cenere richiede il livello 2. Ok, facciamo questo. E il doppio scatto, che schifo non ci fa, no? Allora, per quanto mi dispiaccia abbassare il contrasto, così abbiamo la possibilità di vedere, perché è davvero bellissimo su tutti i punti di vista. Però, cioè, non ne vale la pena se non si... se voi non vedete, perché io bene o male vedo, so cosa succede, so cosa sto facendo, però giustamente... Sai che ti dico, se continuo a sviluppare poteri a questo ritmo, tra un giorno o due sarò pronto ad assaltare la sua fortezza. Ok, perché invece non abbassi la cresta, spaccone? Quella appena rasò al suolo un ponte di acciaio e cemento, ricordi? Ok, dici che un giorno o due non sono abbastanza. Kaboom! Vieni qua tu. Stai buono. Dove credi di andare? Reg, dovresti vedere questo posto. Deserto. Sul traghetto in partenza o in arrivo. Stessa situazione all'aeroporto e alla stazione. Senza il ponte il DUP ha trasformato la città in una prigione. Beh, cosa ti aspettavi? Ah, scusa se non te l'ho ripetuto allo sfinimento da 10 ore a questa parte.
Comunque, la camionetta è lì. Io non ho più missili al momento, quindi... Credi che il DUP si comporti così in qualsiasi città? Apparentemente così dicono. Perché la gente si piega a questo? Perché a questo punto i cittadini non vogliono rischiare la vita in nome della libertà o di... Beh, certo. Non mi convinci. Secondo me... c'è qualcosa sotto. Vieni qui. Uno e due. Dormi. Dormi. E tu tirati su, per favore. Ecco qua. A posto. E fatto ciò, otteniamo un altro potere. Kaboom. Ah, la granata. Perfetto. Questa mi piace. Questa mi piace. Granata col quadrato, vero? L1. Una bella boccata! Sì, però fammi mirare magari. Aspetta, aspetta, vieni. Il fumo passivo è una brutta bestia. No, non ho il triangolo. Ho finito i nuclei trasmettitori che mi hai inviato. Me ne vieni, vieni, altri. Vieni. No, non ci sperare. Questa faccenda dei poteri ti ha dato alla testa. Trova un posto dove rilassarti e statene buono per un po'. Cos'è questa fissa con lo starsene buoni? Io sto bene, alla grande. Ne voglio ancora? No. Vabbè. Ascolta, sto seguendo una pista insieme a un detective della polizia, ma prima di muovermi devo essere sicuro che il cervello ti funzioni a dovere. Ok, me ne... sarò buono, o quello che è. Fumo tra le dita, missione completata. Vieni qua... oh, fuck. Vabbè. È passato un nuovo giorno. Delsin, ho delle informazioni sulle reti. Perché si sono attivati i sottotitoli? C'è un'antenna principale con cui coordinano le operazioni di tutti i quartieri più piccoli. Hai qualche idea di dove sia questa rete di comunicazione centrale? Beh, hai sempre detto di volerlo vedere. E adesso che siamo qui... Vuoi dire che è lo Space Needle? Lo Space Needle. Allo Space Needle. E visto che già ci siamo... diamo una bella ritoccatina a questo muro. E voilà. Ecco qua. Facciamo un bel trucchetto di magia oggi. Il bianco? No, l'azzurro. Perché siamo buoni. Non è molto preciso, Delsin. Mi sa che gli devi dare, esatto, una ritoccatina di bianco. Ecco qua. E ora finisci il lavoro. Uomo, un'idea e una bomba di spray. Molto bello, bravo.